grazie. Bene, allora, anticipava il Vescovo, si tratta delle comunità di Serravalle, poi Stazzano, Vignole Volvera e Vargo. È iniziato un po' l'esperienza nel febbraio del 2016, quindi poco più di 2 anni fa. Lascio parlare prima Luciano, che è più sott'occhio Serravalle e Stazzano, e poi Marco, che è più sott'occhio la comunità di Vignole Volvera. Poi farò sintesi. Grazie Don Francesco e grazie Eccellenza. Io sono nato, abito da sempre, lavoro a Serravalle e nella mia parrocchia ho visto e vivo questa esperienza pastorale insieme, di unità pastorale tra le parrocchie. In una realtà però sociale diversa da quella di Novi e di Voghera, come hanno illustrato prima. Chiaramente in città è più facile, secondo me, alcune cose, nei paesi c'è ancora il campanilismo di cui tante volte oggi ne sentiremo parlare. I nostri parroci, Don Francesco, Don Luca e Don Nicola, sono stati una delle prime esperienze in diocesi e quindi oggi questo rileggere e riflettere su questa esperienza nella mia parrocchia, come scrive il nostro Vescovo, che è giusto chiamare comunità pastorale, che è un termine che meglio esprime la forma dell'unità pastorale. Nella nostra comunità pastorale le singole parrocchie non hanno perso la loro identità, le loro tradizioni. Sono state fatte delle scelte concrete, anche forti, dei nostri parroci, in primis l'orario, il luogo delle messe, dove pianificando attentamente, hanno dato, a mio parere, degli ottimi risultati. Le altre condivisioni sono state la pastorale giovanile, con ottimi risultati, e questo lo vedo, lo sento come padre, come papà, specialmente tra Serravalle e Stazzano, dove c'è stata una continua unione, interscambiabilità di iniziative, luoghi. Anche l'attività dei catechisti è stata coordinata molto bene dai nostri parroci. Le strutture, e penso al nostro centro Maria Regina di Serravalle, la ristrutturata casa rifugio di Piuzzo della parrocchia di Stazzano, sono utilizzate bene dalle comunità. Altre iniziative, penso ai pellegrinaggi parrocchiali e alle uscite dei ragazzi nell'ambito dei centri estivi, sono fatte in comunità e con ottimi risultati. Quindi tutto bene? Sì, a mio parere sì, perché sono convinto che questa scelta è stata un'esperienza che è stata capace di rispondere ad una sì urgente situazione di necessità, perché erano venuti a mancare i parroci a Stazzano e a Vignole, però ha consentito di verificare positivamente una diversa struttura ed una pastorale condivisa senza per nulla stravolgere e far perdere le esperienze, le tradizioni delle singole unità, delle singole parrocchie. Penso anche che sono rimaste realtà come Azione Cattolica, Circoli Aspi, sono rimasti nella loro configurazione parrocchiale. Però voglio evidenziare qui un aspetto sui requisiti territoriali che dovrebbe avere, secondo me, la comunità pastorale. A volte la scelta non deve essere solo di continuità, di vicinanza, di grandezza geografica e di numero di abitanti, ma deve essere anche di cultura sociale e storica dell'ambito parrocchiale, perché bisogna andare a vedere cosa c'è dentro questa realtà. Dicevo prima, in città, uno è cittadino della parte est, della parte ovest, è sempre cittadino della città. I cittadini di Vargo sono diversi, senza nulla volere, ai cittadini di Serravalle, che non si sa se è città o se è paese. Quindi un po' bisogna anche andare a vedere queste realtà. A volte i fedeli di una parrocchia pensano che sarebbe meglio che ognuno dei preti vivesse lì e si prendesse la cura della propria parrocchia. E questo attaccamento alla figura del parroco stanziale ancora viva tra la gente, che però dovrà accettarla, e quando quei preti non ci saranno più si dovrà prenderne atto.
Stato e dovrà... Quindi si tratta di individuare quelle priorità a coinvolgere sempre di più noi laici, anche a costo di far storcere il naso a qualcuno, se ne dovrà fare una ragione. Voglio concludere però rilevando un aspetto, una riflessione proprio che mi viene dal punto 2 del testo degli Atti degli Apostoli, che ci presenta i quattro pilastri della nostra prima comunità: la parola, l'Eucaristia e sacramenti, comunione fraterna, apertura missionaria. E qui permettetemi un personale riferimento, puntualizzazione. Sono le linee fondamentali del movimento del Cursillos di Cristianità, che io mi onoro e faccio parte, che è vivo nella nostra diocesi e che senz'altro merita da parte vostra un'attenta ammirazione per l'attività comunitaria che fa. Un cordiale saluto al nostro Vescovo Vittorio e a tutti voi. Ringrazio intanto Don Francesco che mi ha permesso di partecipare a questo convegno che reputo di rilevante importanza. Mi chiamo Marco, appartengo alla parrocchia di Vignole, nel Volvera, parrocchia che da 2 anni sta sperimentando questa comunità pastorale, che è composta quindi da Vignole, Serravalle e Stazzano, che sono 3 paesi limitrofi. Posso affermare senza un breve dubbio che la parrocchia di Vignole, come anche Stazzano e Serravalle, hanno le caratteristiche di comunità, caratteristiche che si sono radicate nei secoli e che ritengo siano comuni tra i 3 paesi, al netto delle lievi differenze culturali, dialettali e storiche che possono naturalmente esserci. Fino a 2 anni fa Vignole aveva il proprio parroco esclusivo, parroco che era presente giornalmente e consecutivamente in paese, pronto ad affrontare con dedizione d'amore le esigenze che la vita di una parrocchia naturalmente presenta. Era un vero pastore. Non sto a spiegare il motivo per cui siamo diventati orfani di parroco, sta di fatto che da 2 anni a questa parte e condividiamo i parroci Don Francesco, Don Luca e Don Nicola, appunto con Serravalle e Stazzano. Questa esperienza, che ormai si può dire consolidata, ha certamente provocato un impatto sulla nostra collettività, questo è indubbio. Impatto che onestamente posso definire abbia avuto e abbia tuttora effetti positivi ed effetti negativi. È facile pensare quali possono essere gli effetti negativi. Uno su tutto direi la mancanza della presenza fisica continua del parroco. Da questo a cascata poi si aprono naturalmente altri problemi che provocano nella collettività umori negativi, insofferenze e in alcuni casi addirittura allontanamento. Per esperienza personale posso rilevare che la mancanza fisica del parroco si evidenzia anche nell'oratorio. Parlo dell'oratorio perché è un luogo che ritengo essenziale per la collettività, in cui personalmente credo molto. Vignole ha la fortuna di avere un salone parrocchiale che funziona, dove i bambini, i ragazzi si trovano, giocano e condividono. Premetto che Don Francesco si prodiga per essere presente, ma logicamente non può farlo sempre, proprio per questioni fisiche non può sdoppiarsi, diciamo. Ecco, purtroppo ritengo che si senta la mancanza del parroco, i ragazzi la sentono, i ragazzi hanno bisogno di vedere e sentire la presenza di una guida, di un faro, e chi meglio del parroco può essere un faro per loro, soprattutto in un ambiente come l'oratorio. Noi laici ci prodighiamo con grande dedizione e grande amore, ma manca purtroppo qualcosa. Questo ritengo che possa essere definito un aspetto negativo, uno degli aspetti negativi, come esempio, della neonata comunità pastorale. Posso però naturalmente affermare che esistono anche aspetti positivi, aspetti che arricchiscono la collettività. Sempre per fare un unico esempio, se no ci vorrebbe troppo tempo. A titolo di esempio vorrei parlare del catechismo, ad esempio. Quindi l'organizzazione attuale prevede che le attività di catechismo siano condivise dalle 3 parrocchie. Ci si riunisce tutti insieme per decidere cosa fare, come procedere nella dottrina, come gestire i momenti importanti dell'anno liturgico, ad esempio
tipo non so, l'Avvento e la Quaresima, insieme si procede nella catechesi. Le tre parrocchie si confrontano su temi importanti che sono educare i bambini alla fede. Dove c'è confronto c'è sempre naturalmente crescita, quindi questo è positivo certamente. Un altro esempio che potrebbe essere, anche questo molto velocemente, il fatto che gli animatori delle tre parrocchie, soprattutto diciamo Pignola, Serravalle, magari si incontrano periodicamente e collaborano per poter in qualche modo appunto collaborare in certi eventi che vengono poi fatti durante l'anno. Principio fondamentale della comunità naturalmente è la comunione, cioè dividere e rendere comune ciò che si ha, in ossequio naturalmente a quanto Gesù ci ha comunicato tramite i Vangeli. Ci scontriamo però, è evidente, con alcune difficoltà umane che abbiamo rilevato e che sono, secondo me, tradizione, cultura, dialetti e storia. Ad esempio, per secoli abituati a condividere con fratelli uguali a noi dal punto di vista di idee e di storia, si parla la stessa lingua, anche se le differenze con i paesi vicino sono molto lievi, le differenze sono lievi. Egoismo, egocentrismo, chiusura mentale, campanilismo, si ha paura di condividere le proprie esperienze con altre persone non appartenenti al proprio campanile. Il concetto del campanile esiste, c'è poco da dire. Quasi con il terrore di perdere qualcosa di personale. E poi la paura del diverso. La diversità è inutile, anche se minima, come in questo caso, perché non ci sono diversità a livello di razza, ma sono veramente minime, creano timore e diffidenza. E queste le maggiori difficoltà che ritengo esistano e resistano al pieno sviluppo di una comunità pastorale che reputo unica strada per proseguire nel cammino di fede. La verità è che il futuro è segnato. La strada ci porterà nella direzione di una comunione pastorale ampia. Non ci sono alternative. E allora dovremmo adeguarci e superare ogni barriera umana, perché la posta è molto alta. C'è di mezzo la difesa della nostra fede, la necessità di evangelizzare, di far crescere i nostri figli alla luce dello Spirito. E di fronte a queste esigenze, cosa possono essere queste piccole differenze umane? Grazie, provo un po' a dare il mio punto di vista come pastore in queste comunità. Beh, intanto le premesse le hanno fatte anche loro, il territorio l'avete capito, come abitanti siamo complessivamente circa 12.000, è giusto per essere, avere un'idea. La differenza è chiara, no? Tre comunità, tre comuni, insomma, quattro comunità e tre comuni. Il progetto pastorale, anche noi poco discusso, con pochi incontri, ma siamo partiti più che altro con il fare. Si è incentrato inizialmente da subito con i catechisti, loro l'hanno accennato, i programmi da uniformare, età, calendari, cose che si facevano, eccetera, eccetera. Appunto la catechesi dei fanciulli e dei ragazzi. I catechisti collaborano veramente molto in questo progetto. Poi con i giovani, la formazione degli adulti più vicini a noi, la Caritas, anche quello un unico punto di riferimento, e la rivisitazione dell'offerta complessiva degli orari di culto. Sono stati fatti sacrifici da tutti per andare incontro alle esigenze di tutti, no? Insomma, ma anche per fare in modo che non ci fossero troppe inutili sovrapposizioni. Un po' il principio che ha contraddistinto il cammino è la gradualità, è cercare di fare poche cose pian pianino, perché insomma io sono sempre un po' spaventato dall'idea di rivoluzionare il mondo e neanche il nostro piccolo ambiente. E, se volete un'immagine, stiamo arando il campo per poter seminare pian pianino il futuro. Questo piccolo progetto è condiviso in questi due anni dai laici più vicini, molto condiviso. I più in realtà non comprendono, no? A volte considerano un capriccio di noi preti, per esempio, mi ricordo
ricordo, lo accennava forse Luciano, visto che siete tre preti, va uno in ogni parrocchia e il problema è risolto. No? Questa è la battuta tipica che ci hanno fatto per più di un anno. E alcuni appunto un torto, ritengo di aver subito un torto in questo cambiamento. Complessivamente i risultati sono incoraggianti, per cui siamo intenzionati a continuare in questa direzione. Nel contempo sono emerse diverse ombre, lo accennavano anche Marco e Luciano, la conformazione geografica, il bacino di riferimento della popolazione, i collegamenti sociali, le mobilità hanno un peso notevole. Solo a titolo esemplificativo, senza nessun giudizio, il lavoro di comunione, no, con Serravalle e Stazzano è molto forte, ma perché sono due paesi fortemente intrecciati tra di loro. Più faticoso invece con la realtà di Vignola e Borbera, perché è a sé stante, cioè fa parte di un altro bacino. Quindi è come cambiare la direzione di una corrente, di un flusso, insomma, non è immediata la cosa. Alla luce di questi due anni mi sento di dire che, ecco, va valutato, i legami naturali, no, sociali che ci sono alla base vanno considerati un po' meglio, e anche per il futuro. Per esempio, no, sempre se Vignola e Borbera si chiama Borbera è perché fa parte della Val Borbera, no? E non nella parte dello Scriglia, no? Insomma, comunque non vuol dire, si può lavorare lo stesso. Al momento abbiamo optato per una comunione a due velocità, questo va detto, come punto, come scelta ma anche come criticità. C'è una velocità molto sostenuta tra Serravalle, Stazzano e Vargo, molto forte, e più lenta, molto più lenta invece con la realtà di Vignola e Borbera. Non perché siano cattivi, anzi collaborano molto, ma è più faticoso. L'hanno detto anche loro, stanno ancora elaborando il lutto dello shock di non avere più il parroco residente. Sono ancora in lutto, è una comunità ancora in lutto. Sono andato a venire le case in questi giorni e il tema emerge, ma non abita più a Vignola, no? Ma lei non vive a Vignola, sono considerato uno straniero. Poi è necessaria una regia condivisa tra i presbiteri e tra i laici di riferimento della comunità, questo è molto importante, una regia condivisa. Abbiamo trovato molta collaborazione dei laici e questo è incoraggiante. Siamo quattro ministri ordinati, tre presbiteri e un diacono. Di questi quattro ministri due condividono il progetto e gli altri due collaborano al culto. Questo va detto, no, a onor del vero, e questo è appesantisce un pochettino, però è importante anche che ci siano, come dire, insomma, alleggerire anche il culto è importante, non il lavoro, voglio dire, anche se poi non c'è condivisione nel progetto. Però la condivisione è alla base del lavoro che si porta avanti, altrimenti si fa molta fatica. La grande nota dolente che io vedo per il futuro è che facendo le unità si concentra il peso della gestione delle strutture e la relativa amministrazione. E comprendo molto più oggi di prima, no? Allora il senso, no, della povertà è anche molta libertà, la povertà nel poter annunciare. Invece l'amministrazione mi porta via buona parte del mio tempo, anche se sono molto aiutato dai laici. Personalmente sono dell'idea che la Chiesa debba lasciare a perdere tutti quei servizi che lo Stato e la società può fare da solo, e anche l'alienazione di tutto ciò che non serve per la pastorale. Molte volte tendiamo a tenere tutto, ma quello che non ci serve è il caso di, se poi ci riserve, li ricostruiamo. Nella storia, la storia insegna. A noi è chiesto l'annuncio e non produrre servizi, se non quando scatta l'obbligo evangelico di soccorrere ai più deboli. E questo è che, cioè, mettiamocelo magari in testa, voglio dire. Se la scuola lo fa lo Stato, benissimo, insomma. Se poi c'è la portiamo avanti, però non è una priorità. Alcune realtà si possono unificare, altre vanno portate avanti in loco con la responsabilità dei laici, tipo il culto del mese mariano, no? La preghiera per i defunti, il culto quaresimale, questo è bene che restino, se no si svuota completamente tutto. Forse la nostra zona, il nostro vicariato ha pagato un po' lo scotto di un improvviso cambiamento anche sul discorso della liturgia in assenza di presbitero.
ha creato molto malumore, molta difficoltà, molte tensioni questa richiesta di cambiamento, e va ancora elaborata, voglio dire questo, insomma, sia nei laici sia anche nei ministri. Vado a concludere. Complessivamente penso che occorra andare avanti, anche se vedo maggior speranza nei laici, ma perché anche i ministri vanno diminuendo, nel giro di 10 anni saremo molto pochi, quindi ho speranza anche in questo forte ottimismo del mondo laicale. Molte realtà non hanno terreno fertile oggi che riguarda appunto la formazione dei laici, no? Ci sono tante realtà che possono aiutare i laici nella formazione permanente, ma che trovano un terreno difficile anche nell'annuncio. Io cito i due che hanno luogo, hanno realtà nelle nostre parrocchie. Uno l'ha citato Luciano, che è il Consiglio di Cristianità, che lavora molto bene, devo dire la verità, per la formazione e per l'annuncio ai lontani, e l'altro è più rivolto alla spiritualità della coppia, e sono l'Equipe Notre Dame, con la quale, realtà, strumento col quale lavoriamo molto, soprattutto con i fidanzati e con i neosposi. Vale la pena di valorizzare, anche se non ci sono i presbiteri o i diaconi in generale, insomma, sono realtà che possono andare avanti da sole. È presente anche l'Azione Cattolica, non me ne vogliate, perché ho molti amici, ma fatico a vedere il ruolo chiaro, nemmeno nel nostro territorio, no? Forse è chiaro che si schiariscano un po' le idee su qual è il ruolo dell'Azione Cattolica, almeno nel territorio che io conosco. Come sviluppo per il futuro, un consiglio pastorale di insieme che definisca le linee pastorali e un collegamento dei consigli degli affari economici, perché è importante che queste realtà vadano a collaborare tra di loro, e penso che la visita pastorale del prossimo anno ci possa aiutare in questa direzione. Consigli degli affari economici anche che si prenda un po' che collabori un po' di più anche nell'amministrazione e nell'aiuto reciproco. Possiamo anche aiutarci tra di noi nelle cose economiche delle nostre parrocchie, anche fattivamente, insomma, se ci conosciamo è più facile aiutarci gli uni gli altri. Don Giairo, eccolo. Quanti saremo preti tra 10 anni lo sa il Signore comunque. E io sono certo che il Signore chiama, continuerà a chiamare, e ci saranno più vocazioni se noi avremo il coraggio di cambiare, però. Perché anche questo dobbiamo considerare. Signore non è che si dimentica di chiamare, forse non ci sono poi le condizioni, a parte una mancanza di materia prima, perché non ci sono più figli, questo capite, ma c'è anche il fatto che il Signore chiama, certamente, ci chiama anche ad un cambiamento. Penso che dentro quel cambiamento lui che è fedele, non farà mancare alla sua Chiesa i suoi ministri, quindi su questo con fiducia, anche lo dico anche per ricordarci di pregare per le vocazioni, anche di offrire per le vocazioni. Il Signore ascolta la nostra preghiera, accompagnata anche dall'offerta di un sacrificio, di una sofferenza donata a Lui. Non perdiamo il valore di questa preghiera sostenuta anche da un dono di sé, e godiamo anche questo con fiducia. Mi ha tolto le parole. Beh, avete visto che cambiando un po' la configurazione del territorio ci sono altre problematiche, e questo è uno dei tratti della nostra diocesi. Ora sentiremo un'altra esperienza dove questo cambiamento lo vedremo ancora in maniera un po' più evidente, e fa parte della realtà nella quale noi siamo chiamati poi a vivere questo principio che necessita chiaramente di concretizzazione diversa.